La Polizia di Stato impegnata in importanti operazioni che hanno portato all'arresto di... Condividere la ricorrenza con i cittadini, ai quali è rivolto l'operato quotidiano, è stato lo scopo dell'iniziativa del 167esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebrato questa mattina in Piazza del Popolo a Pesaro con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose. Quest'anno, in concomitanza con le celebrazioni svolte a Roma alla presenza delle più alte cariche istituzionali, l'anniversario si è arricchito con altre ricorrenze, tra cui il 100° anniversario dell'Aquila, emblema della polizia che accompagna l'istituzione dal 1919, e l'anniversario dei 60 anni dell'istituzione del Corpo della Polizia Femminile, che ha dato la possibilità a tante donne di ripercorrere a pieno titolo e a tutti i livelli un ruolo istituzionale. Nel corso dell'evento è stata data lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell'Interno Salvini e del Capo della Polizia Direttore Generale Franco Gabrielli. Il questore della provincia di Pesaro e Urbino, nel corso del suo intervento, ha fra l'altro illustrato l'attività svolta della polizia nel territorio provinciale. Proprio il controllo del territorio, quindi la presenza sulla strada, poi in virtù delle situazioni degli anni scorsi capitate nel nostro territorio, l'attenzione alla safety e alla security, che è molto importante dopo i noti fatti, poi la tragedia di Corinaldo che ha spinto ad ancora maggiore attenzione sul fronte delle situazioni in cui tante persone si ritrovano. Tra le varie attività svolte dai vari settori della polizia su tutto il territorio provinciale risultano 120.000 persone controllate, rilevando 23.000 contravvenzioni. La squadra mobile nel corso del 2018 ha registrato 33 persone arrestate, sottoposte a fermo, riconducibili per vari fattispecie di reato, tra cui 123 deferimenti in stato di libertà, oltre al sequestro di più di 280 grammi di sostanze stupefacenti. Attenzione posta anche sul fronte dei controlli delle strade. Il comando di Fano ha assicurato circa 5.600 pattuglie, registrando circa 26.500 contravvenzioni al codice della strada. Altro momento importante della giornata sono stati i riconoscimenti agli operatori per l'attività meritoria svolta in occasione di interventi di polizia e di soccorso pubblico.